Caditoie otturate, strade e marciapiedi da terzo mondo. Inizia così la segnalazione di Marcello Valdinocci, consigliere di quartiere a Pantano nel comune di Pesaro. Il quartiere di Pantano attende da tempo la manutenzione così tanto decantata da quello che è l'amministrazione comunale in diverse uscite giornalistiche nei giornali. E qui la situazione è ferma completamente da tanto tempo e ormai è un po' una cosa insostenibile. Perché le strade, principalmente dove ci troviamo adesso, via Turati, via Martini, ma anche via Nitti, ma anche se andiamo nelle altre strade del quartiere di Pantano, la situazione è la stessa. Qui sicuramente è proprio vergognosa. Il consigliere sottolinea che già nel 2019 avevano segnalato la situazione. Dopo diversi anni, dice Valdinocci, nulla di quanto annunciato è stato fatto. Non è stato fatto niente, è stato richiesto tempo fa a tutti i consiglieri di quartiere di dare quali erano le priorità per fare degli asfalti dall'assessore Pozzi nella passata amministrazione e qui ancora è ancora tutto fermo. E anche il problema delle caditoie era stato fatto anche, come si è saputo, un'uscita da parte, insieme all'assessore a suo tempo Belloni. Però potrei anche sbagliarmi, non vorrei dire una cosa per un'altra, però dove era stato detto che era iniziato, diciamo così, dalla zona mare la manutenzione delle caditoie. Ad aggravare la situazione, racconta un residente della zona, è l'erba spontanea che cresce ai bordi stradali e tra le crepe dell'asfalto. Ci raccontava che lei stesso ha pulito la strada, la caditoia. Pulisco perché non posso vedere, è lì, è casa mia, davanti a casa mia, sta bene, cioè, la chiave è lì, l'erba la pulisco io, spazzare spazzo io. Manca la manutenzione. Certo. Se ne frega, la gente se ne frega qui. Il quartiere è proprio. Non diciamo che. Non c'è nessuno che veramente fa qualcosa, che ci viene a vedere, magari chiedere oh, qual è il problema. Una volta passavano per le zanzare, però non è giusto, insomma. Poi c'è anche il problema legato all'amianto. Sì, allora l'amianto è uscito fuori la cosa eclatante a Muraglia, però io personalmente avevo portato in evidenza il problema che c'è nella zona Ipercop, ma è stato fatto diversi interventi anche con voi e tutto quanto, tempo dietro, ma ancora è tutto fermo. E le così tante uscite da parte dell'assessorato all'ambiente, ma anche di altre associazioni che c'erano incontri, eccetera, eccetera, e si sembrava che si dovesse fare qualcosa, ma ancora non si sa niente se non quello di Muraglia. Dunque, a conclusione, qual è il messaggio, la richiesta? Ma la richiesta è quella che siccome i cittadini naturalmente risiedono in questa zona, i cittadini pagano le tasse e tutto quanto, che non debba esserci un monito ogni volta oppure una propaganda qualsiasi sui giornali dove fanno vedere che intervengono, ma basta intervenire, cioè i fatti sono quello che portano poi dopo la consapevolezza delle persone ad avere per quello per cui pagano le tasse.